Ciao ragazze mie, bentornate sul mio canale. Oggi facciamo questa sezione, le previsioni dedicate al segno dell'Ariete per la settimana che va dal 7 al 13 febbraio, sia amore e energie generali. Allora, andiamo a vedere subito per questa meravigliosa settimana della luce, in cui la luce ormai ha squarciato ogni velo di oscurità e sempre più pian piano prende piede. Vediamo per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Ariete quali sono i suggerimenti dei maestri, cosa ci vogliono dire sulle energie e su tutto quello che accade in base al vostro massimo bene. Allora, per le mie ragazze dell'Ariete, qual è l'energia generale con cui hanno a che fare in questa settimana? 7-13 febbraio, 7-13 febbraio, un aiuto, ragazze mie, qua riceverete un aiuto da qualcuno. E voi darete anche un aiuto, uno scambio reciproco, no? Qua voi siete sia l'orso grande che l'orso piccolo e viceversa, è sempre a specchio. Qua riceverete un aiuto di una persona importante in questa settimana e vi viene anche chiesto di dare l'aiuto. Cioè mi viene in mente già una frase, ragazzi miei, in questa settimana. Dai ciò che ti manca. Cioè la frase della Bibbia dove Gesù dice, Gesù era, no? Credo di sì, a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto. Quindi già mi viene da dire, quando a te manca amore, o che ti senti non amata, eccetera, dallo, dai quello che ti manca a un amico, a una cara amica, a un tuo parente, a un genitore, dai quello che ti manca, ok? La vita ti triplica questa cosa qui. Quindi già questa settimana si preannuncia come uno scambio di energia meravigliosa in cui tu darai quello che ti manca e gli altri daranno a te in modo triplicato, ok? Vediamo qual è l'arcano maggiore di questa settimana per le mie ragazze dell'Ariete. In tutti gli ambiti, ragazze, amore, lavoro, eccetera. Qual è ecco, l'ha caduta da sola. L'imperatore. L'imperatore significa che si esce anche da una stagnazione in un determinato ambito della tua vita specifica, riprendi il controllo della tua vita e qua c'è anche una persona importante che ti aiuta, ok? Ok, adesso ci andiamo a mettere subito, ci facciamo i tarocchi per vedere cosa dicono i tarocchi. Vediamo le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Ariete, per favore, settimana dal 7 al 13 febbraio, rispetto anche alla persona che hanno nel cuore. Se c'è questa persona, allora, i miei ragazzi dell'Ariete, 7-13 febbraio, qua abbiamo un 9 di bastoni, 7-13 febbraio, 10 di denari, 5 di bastoni, morte ragazze, wow, ok, qual è l'energia generale? 6 di spade. Allora ragazze mie, già vi dico subito una cosa, voi state uscendo fuori da un momento importante, importante della vostra vita che vi sta portando adesso laddove non ci sono più difficoltà, va bene? Voi state avendo una trasformazione epocale, con questa carta alla fine della prima frase, una trasformazione epocale, una morte completa di cosa? Di tutti i vostri subbugli interni che riguardano la necessità di avere una stabilità nella vita, va bene? Allora, perché voi avete combattuto tanto e voi anelate alla vera stabilità, alla vera felicità. Magari qua ci possono essere anche delle competizioni a livello lavorativo e questo ce lo mostra anche il 5 di bastoni, il 9 di bastoni, avete faticato tanto per raggiungere determinati obiettivi che parlassero di stabilità, di felicità, di ciò che è inerente alla vostra stabilità psicofisica, lavorativa e familiare. Ok? Ci sono delle persone che si sono potute mettere in mezzo, ma queste persone sono un vostro specchio, un vostro riflesso che vi fanno solleticare le vostre zone d'ombra in modo tale che voi le guardiate, le mettiate in luce e possiate agire in conformità della consapevolezza ritrovata. Ok? Io qua vi vedo col 6 di spade andare fuori laddove non ci sono più queste difficoltà perché avete avuto una trasformazione, ce l'avete proprio in questa settimana, un cambio radicale. Allora, perché riprendete completamente il controllo in mano della vostra vita grazie all'aiuto che la vita vi dà in questa settimana, sia in ambito lavorativo che affettivo, in qualsiasi ambito, voi riprendete il controllo della vostra vita, uscite dalla stagnazione delle tribolazioni emotive interne e andate verso nuovi lidi, totalmente nuovi. Quindi anche sul lavoro io vi vedo lasciare anche delle situazioni e circostanze o anche posti di lavoro, vi viene offerto anche un aiuto a spostarvi da una circostanza a un'altra. Ora adattatela alla vostra circostanza specifica. Avete avuto tante diffidenze, potete avere della diffidenza, allo stesso tempo la perseveranza è andare incontro al vero benessere, la stabilità e mettere
e a fare pace con tutti gli aspetti di voi stessi, che sono il 5 di bastoni, conflittualità anche interne, affinché si possa anelare a una vera trasformazione e mettere in accordo tutti quegli aspetti di voi che volevano una cosa, o meglio, un aspetto di te voleva una cosa, un aspetto di te ne voleva un'altra, non si riusciva a mettere in accordo questi aspetti, ok? In funzione della vera stabilità, del vero benessere. Beh, tu questa settimana vai incontro a laddove non ci sono più difficoltà, metti in equilibrio questi perché stai avendo una trasformazione. Ora, ragazze mie, per quanto riguarda l'amore, allora qua ci sarà una trasformazione in atto. Voi non vi fidate di una certa persona che può avervi detto delle cose per non averle mantenute, per delle conflittualità interne, per qualcosa che era inerente a una stabilità con voi, di una stabilità di coppia, ok? Beh, questa persona sta avendo, in questa settimana avrà una trasformazione, perché anche voi la volete, perché anche voi volete che non ci siano più difficoltà con questa persona, e vi apprestate proprio ad andare laddove non ci sono più queste difficoltà, sia tu che stai guardando, sia questa persona è tutta intenzionata anche a fare uno spostamento verso di te per palesare la rinascita, ok? Ok, adesso andiamo a vedere questo 9 di bastoni. Tu e la persona con cui stai in connessione, di cosa ci parla? Tu la persona del tuo cuore, questo 9 di bastoni di cosa ci parla? 9 di bastoni, sì. Qua c'è la voglia, il 6 di bastoni, la voglia di avere successo, di vincere. Qua c'è un 5 di spade rispetto a dei comportamenti autosabotanti. O questa persona ha messo un po' le difese alte, ma la sua intenzione è quella di vincere rispetto ai comportamenti sbagliati che ha avuto nei tuoi confronti, ok? Quelle di voler proprio abbassare le difese, di vincere, di riconquistare anche la tua fiducia, mi viene da dire qui, ok? Ora vediamo in 10 di denari di cosa parla tu la persona del tuo cuore. Tu la persona del tuo cuore di cosa parla in 10 di denari, eccola. Sì, qua vuole la stabilità anche questa persona, celebrare proprio la festa in casa, il 4 di bastoni perché con te è una persona ovviamente che tu conosci bene, col 6 di coppe perché questa persona ha tanta nostalgia di te, ha tanti ricordi con te, sta pensando a ricordi felici, sta pensando a tutto ciò che vi fa stare bene e vuole la stabilità con te col 10 di denari e col 4 di bastoni che ci dice proprio la celebrazione dell'amore, con questo 6 di coppe che gli ricorda proprio la parte più emotiva di se stesso, la parte più bambina, e questo il ricordo che ha di te e con te, ok? E questo 5 di bastoni, tu la persona del tuo cuore, ragazzi, qua c'è un cavaliere di coppe. Ciò vuol dire che lui vuole venire anche a farti delle scuse rispetto a delle conflittualità o delle problematiche che ci sono potute essere tra di voi. Qua c'è 10 di bastoni e anche fare lo sforzo di andare ad aprirti il suo cuore rispetto a queste conflittualità che ci sono potute essere, manifestate nella realtà 3D anche con altre persone coinvolte per alcune. La morte di cosa ci parla? Tu la persona del tuo cuore, sì. Questa persona vuole parlarti per una comunicazione costruttiva rispetto a questa trasformazione che ha avuto inerente a queste conflittualità. Guarda qua, guarda. Qua c'è amore, c'è proprio un 2 di coppe. Questa persona vuole proprio porgerti la coppa, la comunicazione che vuole fare nei tuoi confronti, una comunicazione d'amore, che parla d'amore, di gioia, di integrazione, di felicità, ok? Adesso andiamo a vedere qual è l'energia che la persona del tuo cuore ha nei tuoi confronti a livello proprio emotivo. Qual è l'energia? Qual è? Qua ci sei tu. Qua ti ha fatto del male e ti deve delle spiegazioni. C'è un'altra donna, ragazze, qui pure, per alcune di voi, eh? Allora, per alcune di voi, ragazze mie, qua lui ti deve delle scuse inerenti al fatto che c'è potuta essere un'altra donna, ok? E quindi lui è intenzionato a fare questo perché questa relazione si è chiusa. Abbiamo qua una morte con il 6 di spade. Anche se stanno ancora insieme, tu pensi che stiano ancora insieme, non è così. Questa è l'energia, perché ha messo le difese rispetto a quest'altra persona. Ora, se non c'è nessun'altra donna, lui ti deve delle scuse perché ti vede una donna che è, con cui costruire, una donna seria, stabile, con cui non si può scherzare, ok? La tua energia nei confronti di lui qual è? Qua c'è una regina di bastoni, tu sei praticamente, la tua energia è quella della maga, qua abbiamo il sole, tu non hai dubbi rispetto a questa persona. Se questa persona ha dei dubbi nei tuoi confronti su come parlarti, come agire, eccetera, tu non ce l'hai, tu lo stai manifestando le scuse di questa persona, perché sei una regina di bastoni qua. La tua energia è proprio quella di gioia, di allegria, perché tu senti l'allegria con questa persona, la gioia, ok? Qual è l'energia di entrambi, per favore?
L'energia è un paggio di bastoni, quello di volersi comunicare tu e lui con il 4 i denari. Il fatto è che tra tutti e due vige una sorta di preziosità, come se entrambi sentiste la preziosità l'uno dell'altra, ok? Non potete lasciarvi andare. E il paggio di bastoni come energia tra tutti e due significa che entrambi volete guardare avanti per nuovi mondi, nuovi lidi, affinché possiate ricostruire qualcosa insieme, ok? Ok, quali sono le possibili azioni che questa persona vuole mettere in atto nei tuoi confronti? Tu stai riprendendo? Sì. Quali sono le azioni che questa persona vorrebbe mettere in atto in questa settimana nei tuoi confronti, per favore? Datemi solo una carta. Quali sono le possibili azioni di questa persona nei tuoi confronti? Questa persona ha un 7 di coppe, sta pensando a che azioni fare affinché non abbia confusione. Qua c'è un cavaliere di denari, ha tutta l'intenzione di darti qualcosa di concreto. Se ci ha messo tempo ad arrivare, ha tutta l'intenzione a darti qualcosa di concreto e non vuole sbagliare nel fare la scelta, ok? Quindi rispetto alle azioni, anche alla comunicazione, non vuole assolutamente sbagliare rispetto a quello che vuole fare nei tuoi confronti. È tutto intenzionato a venirti incontro come tu lo sei, gli stai mandando energia positiva a lui, mi spiego? Ora io ci metto una carta degli angeli del cuore, vediamo, tu la persona del tuo cuore. La carta degli angeli del cuore, non l'ho messa via, ecco, sta girando da sola. Lasciati aiutare dagli amici, chiedi, accetta il supporto degli altri. Allora, questa carta mi fa venire in mente che sia lui si può confidare con qualcuno, visto che è indeciso perché non vuole sbagliare, non vuole essere confuso su quale scelta fare, magari tu ti vede un po' più fredda, di conseguenza non sa come spiegare, ok? E si sta lasciando aiutare da qualcuno, anche come amico, una persona che vi conosce, eccetera. Oppure questa è anche la tua carta che ti dice, affinché tu possa innalzare l'energia in questa settimana, visto che ti vedo uscire fuori da un periodo di tribolazione, ok, di trasformazione, questo è anche il suggerimento di confrontarti in questa settimana affinché tu possa avere anche l'aiuto emotivo dalle persone di cui ti fidi di più, dai tuoi amici più cari, ok? Perché intanto la tua energia cresce, la vibrazione cresce e questo permette a te di mandare energia positiva anche a lui, di farlo rilassare perché tu stai rilassata, ok? Ok, quindi adesso io ti metto una carta dello sciamano. Vediamo un po' cosa ci dice la carta dello sciamano. Qual è il consiglio per i miei ragazzi e i miei ragazzi? Il cerchio, ragazze mie, qua ci sono tante mani unite. Allora, qua ti dicono che praticamente in questa settimana ogni tua azione e pensiero in questa esatta settimana ha effetto su tutti, anche su persone che non vedi. Quindi ecco perché ti dico, tu non solo aiuterai, ti verrai aiutata anche dalle persone che ti sono intorno, ma darai anche ciò che ti manca. Come ti ho detto all'inizio del video, dai quello che ti manca, ti senti manchevole di ricevere amore, dallo alle persone a cui vuoi bene, dallo ai tuoi amici animali, dai amore, diamo, guarda, ve lo dico per esperienza personale, diamo ciò che ci manca. Ok? Quella è la vera compensazione. Diamo ciò che ci manca. Il cerchio ti dice che in questa settimana tu avrai la collaborazione anche di persone amiche, di aiuto, di supporto e sostegno per questa grande trasformazione che ti sei apprestato a fare. Il cerchio ci dice anche che ogni nostra azione, ripeto, ha valenza su circostanze di cui noi non vediamo, non ne siamo a conoscenza. E quindi ti dice: alza queste frequenze, aiuta gli altri per essere aiutata tu, cioè aiuta gli altri in modo tale che quel tuo gesto di aiuto all'altro possa riversarsi su di te triplicato, ok? Ok, ragazze mie, per adesso questo è tutto. Io spero di esservi stata utile. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica.